passiamo a riempire i nostri fagottini o samosa. Si prende, si chiude in questo modo. Si fa un cono. Qui abbiamo ripassato delle patate con lo scalogno, il cumino, un po' di sale, dell'olio, un pochino di asafetida. Aggiungiamo dei broccoletti ripassati con peperoncino e aglio. Amalgamiamo gli ingredienti. E poi li andremo a inserire nel nostro fagottino. I samosa sono uno snack tradizionale indiano, però noi li stiamo un pochino occidentalizzando, passatemi il termine. Quindi abbiamo fatto il cono, mettiamo un po' di patate e broccoletti all'interno. Chiaramente ognuno può usare le spezie che preferisce o anche il ripieno che preferisce, si possono fare con patate e piselli. Secondo del nostro gusto, il nostro piacimento. Poi, una volta inseriti, li chiudiamo in questo modo. Forse non saranno bellissimi a vedere, ma vi assicuro che sono buonissimi. Questi poi si possono cuocere o nel forno, che sono un pochino più salutari, oppure si possono friggere. Sempre un cono, chiudendo la base e inserendo all'interno il prodotto. Attenzione se non ci sono dei pezzettini d'aglio o di peperoncino che poi possono essere spiacevoli, ma se vi piacciono, perché no? Chiudiamo i lembi. E così via fino a riempirli tutti.